rovina. Queste sono le parole sentite dal giovane convertito di Assisi. Sono parole attuali anche oggi. Si prestano a una duplice lettura. Se l'attuale pontefice sta cercando di portare a compimento l'interpretazione più aulica di queste parole, al contrario, noi questa mattina ci fermiamo all'interpretazione letterale. La comunità civile di Candelara oggi cerca di recuperare l'identità e chiede al suo sindaco e all'amministrazione comunale di poter salvare, poter recuperare e restituire all'utilizzo pubblico l'ex chiesa di San Francesco in Candelara, per noi, per i nostri figli e le future generazioni, così come l'abbiamo ricevuta dai secoli passati. Circa 25 anni fa si parlava di un interesse da parte di alcuni imprenditori locali di voler restaurare l'edificio. Oggi, ancora oggi, parliamo di quale strada percorrere per salvare questo edificio. Se in quei lontani anni là si fosse praticata delle scelte differenti, oggi probabilmente saremmo qui a parlare di quale futuro pubblico per questa chiesa restaurata. E abbiamo oggi per poter sperare di poter restaurare questa chiesa è quella di poter attingere fondi europei, e ci dovrebbe essere tra noi Marco Maria Scriboni, che è referente per l'accesso ai fondi europei per il comune di Pesaro. Prima di lui prenderanno la parola la professoressa Grazia Calegari, che ripercorrerà un po' la storia della chiesa di San Francesco attraverso le fonti storiche, la dottoressa Milena Baldelli, che torna qui per la seconda volta a parlarci della sua tesi, situazione e recupero di un'architettura storica. Infine gli architetti Fabio Predarelli e Deborah Sparacca, che hanno redatto il progetto per la valorizzazione del borgo di Candelara. Ci racconteranno brevemente cosa potrebbe essere in futuro la chiesa di San Francesco, perché questa struttura sicuramente potrebbe far trasformare il paese di Candelara in un paese turistico 365 giorni all'anno. Infine, anch'io vi farò un piccolo intervento su quello che sono, diciamo, gli inventari nel corso dei secoli, e se ci sarà tempo, ma dubito, illustrerò brevemente anche gli studi che aveva fatto Don Silvano Linfi a proposito delle soppressioni, e ci sono degli episodi molto carini che riguardano proprio la chiesa di Candelara. Infine, diciamo, l'ultima parte sarà dedicata al restauro della statua seicentesca di Sant'Antonio di Padova, operato dal nostro socio Renato Guidotti, e la bellissima campagna fotografica di Marco Andreattini dell'associazione di Macula, che qui già al piano terra vedete una piccola parte. Prologo per un breve saluto. Buongiorno a tutti. Per quello che riguarda la chiesa di San Francesco, da ragazzini andavamo a servire la messa dentro la chiesa di San Francesco, e quindi è un onore per la Proloco partire dopo averlo, diciamo, ristrutturato. Non sarà facile, però vediamo oggi parlandone di trovare qualche soluzione, perché veramente era, quando noi la frequentavamo, una chiesa stupenda. Sì. Proloco fa anche altre cose, fanno feste, fanno di tutto, fanno... però a Candelara un buon input lo stiamo dando come Proloco. E niente, grazie a tutti di essere intervenuti, e un proseguimento di giornata. Tra gli scopi della Proloco è quella di promuovere il territorio. Il territorio si promuove dando recuperando, come in questo caso, un'identità, ma in altri casi, come l'anno scorso, abbiamo creato una nuova identità, e mi riferisco al piazzale di fronte alla chiesa di Santa Lucia, dove abbiamo collocato una bellissima statua di Terenzo Pedini, per cui, diciamo, stiamo cercando di lasciare anche un segno evidente e tangibile che sarà nei futuri. Qualcuno ha anche polemizzato su, diciamo, la necessità di questo nuovo incontro sulla chiesa di San Francesco. Beh, io sulla necessità di questo nuovo incontro credo che ci venga incontro delle parole di Cesare Brandi.
il quale afferma in un suo famoso studio che un'opera d'arte esiste solo quando qualcuno la riconosce e la sa valorizzare, perché se non esiste, diciamo, se nessuno la riconosce, pur esistendo materialmente quella opera d'arte, nessuno sa la sua esistenza, nessuno sa il suo valore. Ecco perché siamo qui questa mattina, perché vogliamo ricordarci quanto vale San Francesco. Io darei al Comune di Pesaro l'assessore Sara Minguzzi, il consigliere Montesi, i consiglieri di circoscrizione, il loro presidente Nicolas Blasi, poi abbiamo il presidente provinciale delle Proloco e poi abbiamo diciamo un gradito ritorno qui a Candelara che l'onorevole Oriano Giovannelli, che questa mattina diciamo ha accettato di stare con noi e di partecipare insomma come uditore a questo bel incontro. Darei la parola a Nicolas Blasi per un saluto del quartiere. La cosa interessante è entrare poi nel vivo di questa discussione. Questa iniziativa si pone in continuità con quello che abbiamo realizzato ieri in occasione della Notte dei Musei, che tra l'altro vedete anche nel manifesto. Ed è stata una vera e propria maratona di 8 ore che ha coinvolto i borghi di Treviso e di Novilara, che ha visto un'ampia partecipazione di pubblico. È un po' la conclusione ideale, dove torniamo appunto nella chiesa di San Francesco, che è un bene molto importante per la comunità. La partecipazione così ampia ne è dimostrazione, e serve un po' per porre l'attenzione su questo tema, perché vorremmo che il grande lavoro che l'amministrazione sta facendo sul Candelara con il recupero di Borgo Santa Lucia, ricordiamo sempre fatto in collaborazione con la Proloco stessa, sul piano di recupero che si sta cercando di riattivare, e una serie di tasselli che vivono nella chiesa di San Francesco un po' l'elemento fondamentale, l'elemento di cerniera, perché è proprio dalla chiesa di San Francesco che si dovrebbe riattivare poi anche tutto il circuito delle polarità e del tessuto sociale anche del castello. Quindi io ringrazio la Proloco per aver pensato questo ulteriore incontro e anche l'occasione per inaugurare questa, rimostrare questa statua, fatta sempre in collaborazione con la Proloco, che momentaneamente verrà lasciata qui con la speranza poi futura di riportarla dove è sempre stata e dove speriamo che possa continuare ad essere. Infine saluto le autorità presenti e vi ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie. Grazie Nicolas. A questo punto darei la parola a questa opportunità, e diciamo è un po' più di un saluto quello che vorrei portare, cercando di essere breve, ma per provare a rimettere in fino quel senso di questa mattinata, che vi ringrazio per aver pensato. Intanto, ringraziamento al quartiere, alla Proloco, per aver aderito in maniera così significativa alla Notte dei Musei, cercando di insomma, creare attenzione su momenti musicali, dispositivi, lo stesso intervento fatto a Galantara. Insomma, è stato un contributo veramente fattivo e anche che ha generato entusiasmo tra il pubblico, e che era sostanzialmente importante proseguire con l'appuntamento di questa mattina, perché passando anche per la presentazione del restauro della statua lignea, in ogni intervento che viene fatto qui a Candelaria, insomma, con la laboriosità e con la costanza degli amministratori locali, a partire dal quartiere e la Proloco, ci si appassionano, si riesce a intravedere sempre un filo continuo di progettazione, cioè non c'è mai un intervento slegato dall'altro, si sa che come tutte le cose non si riesce mai a fare tutto subito, ma ogni volta che si riesce a fare un passo ulteriore si capisce il senso di quello precedente e anche si intravede quello che è il prossimo obiettivo che si era avanti, no? E quindi mi sembra molto, molto centrato l'appuntamento di questa mattina, per come l'avete ereditato. Ringrazio ovviamente i relatori per gli spunti che potranno dare e anche per poi il lavoro che ne potrà conseguire. E, diciamo così, siamo in una fase in cui anche a livello di amministrazione, anche essendo riusciti a fare un lavoro nuovo e importante sullo sblocco del patto di stabilità, quest'anno riusciremo a fare probabilmente 10 volte i lavori pubblici che si riusciranno a fare in un anno medio, essendo riusciti
assieme al governo a sbloccare questo tipo di legaccio che c'era per i comuni, per il lavoro per i virtuosi, quindi si apre una fase nuova che ovviamente non consentirà di arrivare dappertutto, ma consentirà nuove opportunità. E come ci si era proposti, ovviamente si sta definendo, di intervenire su la piazza, il dico, insomma, sulla, qui la parte esterna del borgo, dopo l'intervento importantissimo della Pieve ormai di diversi anni fa, dopo in previsione di altre cose, e ovviamente creare un momento di attenzione verso la riqualificazione del centro è fondamentale per far sì che il centro sia sempre più da vivere e sia soprattutto sempre più apprezzato dei propri cittadini e concittadini. In questa filosofia, dove appunto probabilmente non riusciremo ad arrivare dappertutto, ma cerchiamo di darci un obiettivo anche come amministrazione strategico, c'è quello di intervenire un po' alla volta, ma con un'idea chiara, su tutti i palazzi e le strutture pubbliche. Chiaramente non riusciremo a fare tutti un anno, due anni, tre anni, quattro anni, ma cercando di guardare tra fondi nostri, con partecipazioni, fondi europei e via dicendo, perché qui l'ufficio coordinato da Marco Spiboni sta facendo questo tipo di direttamente, sicuramente gira meglio, funziona meglio, no? Quindi non ha una storia, un borgo, un vissuto compatto, c'è stato per merito di, e anche di fascino, magari quegli interventi si perderebbe. Mentre le chiese, ad esempio, compresa la Pieve, dove faccio un appello, ve lo faccio da solo, ma lo faccio un po' anche ad altri. A questo punto partirei subito anche con la prima immagine. Partirei con la prima immagine perché rappresenta la chiesa di San Francesco in Rovina, ovviamente, ed è una foto del 93, venuto nel volume Memorie di Candelara, che un intelligente industriale pagò, Fausto Cecchino, che penso che ricordi, pagò lui perché appunto ci teneva alla storia dei suoi luoghi. E davanti a questa immagine mi tornano in mente tante cose. Nel 93 si fecero avanti, appunto, l'ha ricordato Lorenzo, soprattutto due industriali della zona che dicevano: ricostruiamo noi. Meno male forse che non l'hanno fatto, perché non so, ricostruiamo una situazione abbastanza pericolosa, no? Bene, oggi ci troviamo qui e mi fa molto piacere esserci, e soprattutto mi fa piacere ricordare un po' di questa storia, non solo della chiesa, ma un pochino vagamente anche di Candelara. Passiamo un'altra immagine sul Cesucci, sapete, una delle famose vedute del Ducato di Pesa del Vino. Guardiamola perché svetta alla vostra destra, alla destra dell'immagine, appunto il campanile di San Francesco. Svetta perché ovviamente è più alto, è più imponente. Per fortuna è rimasto, almeno lui. Poi accanto c'è una piccola torretta campanile, perché appunto è collocata sulla porta. Questo castello di Candelara era di Malatesta, i quali Malatesta dominavano anche Rimini e Fano, e soprattutto con i Malatesta di Fano, che avete avuto dei rapporti, e tra poco dirò come appunto la chiesa di San Francesco sia stata voluta da Pandolfo II Malatesta verso la metà del 300. Novilara, dove invece c'era la chiesa dell'ordine dei Girolamini, quelli che sceglievano località abbastanza isolate, pensate al San Barto, dove c'è la chiesa dei Girolamini, per capirci. Bene, Novilara, ordine dei Girolamini, chiesa che purtroppo non c'è più, al suo posto fu costruita la scuola elementare, adesso non c'è più la scuola elementare, ma insomma c'era la chiesa dell'ordine dei Girolamini. Voi invece qua avete niente meno che San Francesco, che non solo ha l'importanza storico-religiosa che sappiamo, ma che soprattutto è stata voluta dal Malatesta. Io credo che possiamo anche andare avanti, perché altrimenti ci si pesero. È stata una donna, innanzitutto credo abbastanza ricca, perché aveva case, nelle quali case è stata costruita la chiesa dell'Annunziata, che forse conoscete, perché anche quella è una bella riconquista anche di restauro cittadino.
Dicevo, la Beata Michelina sposò un malatesta, poi rimase vedova, aveva un figlio, anche il figlio, insomma una vita molto molto disgraziata. Partì anche per la Terra Santa, poi la rivedremo stamattina, alla fine, nell'ultima immagine. Ci tenevo a farla vedere perché appunto è lei che regala le case dove viene costruita la chiesa di San Francesco. E possiamo andare avanti, vediamo quello che c'era dentro, perché per fortuna abbiamo questa serie di bellissime foto che ci documentano lo stato attuale. Questo all'altar maggiore. Vi ho detto nuova testa, quindi è chiaro che la chiesa viene costruita verso la metà del 300. Però nel corso del 600 si fanno diversi interventi, si mettono cose in questa chiesa. Questo crocifisso all'altar maggiore è di grandissima qualità, come vedete. Non c'è bisogno che ve lo faccia notare io. Crocifisso seicentesco di legno, che adesso si trova alla Pieve, se voleste vederlo, e che è di grandissima importanza proprio come fattura. Non sappiamo chi l'ha fatto, però credo che soltanto guardare il movimento del perizoma, cioè del panno che lo ricopre, sia indicativo per capire la qualità di chi l'ha eseguito. E guardate anche i piedi sovrapposti l'uno sull'altro, dicevo di non voler commentare, invece mi viene naturale. Guardate cosa sono quei piedi, con quell'enorme chiodo che infilza tutte e due, ed è straziante con sé, come dolore, come sofferenza. Mi fermo perché altrimenti sarei troppo a parlare di questa qualità del quadro. E questo, ecco, questo è un Sant'Antonio. Perché Sant'Antonio? Perché Sant'Antonio è un santo francescano, ovviamente. Quindi anche lui fa parte di questa categoria di temi che entrano di diritto. San Francesco, chi c'è? La Beata Michelina, anche qui. E questa volevo farvela vedere perché mi chiude il discorso, mi fa un ponte, mi chiude il cardinale del ponte. No? Questo quadro che vedete è una copia dell'originale di Federico Barocci, niente meno, che è finito naturalmente alla Pinacoteca Vaticana. Noi abbiamo una copia, non sono niente male, però sale 1855, questo non è altro. E la chiesa praticamente la proprietà. Cosa è successo? Che praticamente questa rimane l'aula della chiesa, questa è rimasta la sacrestia, ma un tempo, come era ben visibile nel catasto, questa parte qui era fatto che in questo punto esiste una tamponatura di una porta. Il che vuol dire che prima la porta c'era, cioè c'era anche tutto l'impianto decorativo, quindi era in un tempo la sacrestia doveva essere questa, per questa. Esistono tutta una serie di cose, addirittura qua c'è una temperatura esistente che poteva essere, possiamo farla ricadere su un portale d'ingresso iniziale, oppure un accesso al convento, se questa parte qui era del convento. Questo non, il punto documentario non attestano, non ci dicono che cos'era. Dal catasto sembra che sia parte della particella documentale, però. E tutta una serie qui esistono le finestre, è stato fatto un restauro del tetto intorno al 1600, quindi potrebbe essere stato che sia stata sopraelevata tutta la chiesa. L'impianto architettonico dell'interno è del 600-700, quindi lo vedremo dopo. E quindi potrebbe essere tutto rientrato nel discorso dell'aula unica. È un po' divisa da queste quattro colonne poste un po' non proprio simmetriche, una situazione un po' strana, un po' storta, diciamo, molto tecnico. Però è distribuita praticamente in due parti. Adesso l'ingresso è qui, sul lato, come vedete adesso, transetto dove c'è la cupola, appunto, d'arco acuto, e nel sopra il presbiterio è completamente crollato tutto, quindi si suppone, allora, dei disegni dell'architetto Cioppi, il movimento strutturale verso le mura, e mentre la situazione sul tetto è stato completamente rifatto, è stato per le pressioni sismiche messo una trave IPE su tutta la parte alta
della muratura per appunto ricostruire l'effetto scatolare della sismicità. Nel 2011, di cui sulla parte dove dell'ingresso sono ancora tutte molto ferme, non hanno avuto nessun cambiamento. L'unico problema che è abbastanza serio, infatti ne parlo, sarà il progetto che io avevo studiato per appunto nel 2011 per la mia tesi, non è altro che il completamento del lavoro già svolto dal professore, dall'architetto Cioppi, continuando con la parificata anche sul lato dell'ingresso, e visto che non si può fare pali perché esistono ci sono delle case ai lati, con gli atti più corti, con delle ammorsamenti a coda di rondine e con dovuti cordoli, eccetera, eccetera. Questo per dare uniformità a tutta la struttura, perché l'intervento è stato un intervento di urgenza, perché la chiesa stava letteralmente crollando. Ora però l'intervento è stato realizzato in parte, quindi la necessità è quella di comunque ricollegare tutto quanto. Io ho recuperato in questo giorno era con cui volevo finire. La mia frase è recuperare un pezzo di storia e donarla a chi un tempo l'ha donata. La chiesa, questa struttura è stata donata dalla Beata Michelina Bettelli, che come sa benissimo Lorenzo è la copatrona di Pesaro, appunto, e ridonargli un attimo la sua storia, ridargli un po' un attimo di vita e essere questa una cosa, un pezzo di storia da dare anche a Candelara stessa. Le mie origini sono qui. Intanto se mi sono allungata troppo. Quello che si è trasmesso è la tua passione per questo edificio, che va al di là del tuo percorso di studi e del tuo lavoro. Ricordiamo che l'intervento del 1997 era stato fatto durante il mandato amministrativo di Oriando Giovannelli, per cui se la chiesa ancora oggi la possiamo vedere e studiare è per quel motivo lì, grazie a quell'intervento del 1997, e che insieme a Deborah Sparacca hanno realizzato un progetto di valorizzazione del borgo ottocentesco di Santa Lucia, e ci parlerei anche di quello che è la chiesa di San Francesco all'interno di questa valorizzazione del territorio. Bene, buongiorno a tutti. Io ringrazio innanzitutto la Proloco che è stata così gentile di invitarci, anche se il mio intervento è un po' trasversale sulla chiesa di San Francesco. In realtà noi siamo stati chiamati dalla Proloco per risalire un po' dal restauro della Pieve di Candelara, che è un bellissimo edificio, peraltro forse il primo nucleo in questa zona, e che grazie a Don Marco Di Giorgio, allora parroco di Candelara, lì della Pieve di Candelara, insomma, tra contributi della CEI, non europei, ma della CEI, e la provvidenza che invocava spesso, alla fine siamo riusciti a riportare a restauro un elemento interessante. Ecco, da questo devo dire ringrazio la Proloco perché ci ha dato una certa continuità all'intervento, e cioè dalla Pieve ora ci ha dato la possibilità di fare un progetto per il recupero del borgo che è esterno al centro storico, e quindi con esso sostanzialmente cercare di poi coinvolgere tutto quello che è il costruito di Candelara negli spazi di teatro, ma anche degli spazi tra gli edifici, e quindi che sono spazi pubblici qua alla fine. Ora, non più tardi di un mese e mezzo fa circa, siamo stati a vedere l'architetto Sparacchi insieme ad altre persone, Blase e altri, qua l'edificio della chiesa di San Francesco, che è in condizioni del poco pietose, insomma, una cosa veramente... un peccato, perché è un edificio a navata unica molto interessante, che si presterebbe a tantissime cose.
A questo proposito devo dire che Daniele Vimini mi ha preceduto perché ha già dato una, come posso dire, una destinazione, che è una destinazione logica peraltro, perché la Chiesa non è neanche consacrata, e quindi un recupero di questo volume darebbe la possibilità di usarla in mille modi. Ma dirò di più, cioè, mi sembra interessante a questo punto che con Candele a Candelare, che la prologa è stata geniale in questa situazione che sta portando avanti, che è arrivato ormai a livelli nazionali, incredibile, noi volevamo venire su all'ultima edizione, non ci siamo riusciti sostanzialmente, ma è interessante la collocazione della Chiesa, perché è all'interno di un complesso sostanzialmente unitario, e cioè basta quattro scalini o un collegamento in qualche modo pensato giusto per creare quello che è un centro sostanzialmente unitario, che comprende il volume della Chiesa, comprende la sacrestia, comprende la sala dove siamo adesso e la sala di sopra dove c'è l'orologio. Quindi una eventuale possibilità di Soia, una biblioteca, come ha detto Vimini giustamente, è uno spazio unitario che potrebbe avere una sonorità molto interessante, un concerto d'arte, qualsiasi cosa, ma anche mostre iconografiche, qualcosa che possa rientrare nel circuito culturale della Pesaro, dal Rossino Parafesti, tutto lì, però potrebbe essere qualcosa di simile. Ora, questo perché? Perché la continuità è sostanzialmente quello che ci lega al territorio, e cioè un progetto anche complessivo, trasformazione del territorio. La dottoressa Galighieri ha detto una cosa stupenda secondo me all'inizio, cioè questo blocco erano 4-5 case che si è trasformato, cioè ha preso vita una situazione che è andata avanti poi per centinaia di anni, perché la Chiesa poi ha funzionato centinaia di anni, e quindi dal passato al futuro attraverso la trasformazione dell'uso dello spazio. Questo potrebbe essere, secondo me, una cosa molto interessante, una trasformazione dello spazio, che era uno spazio ecclesiastico, ma oggi sappiamo bene che insomma, abbiamo anche bisogno di altre cose per far funzionare il territorio, e mi sembra che Pesaro in questo momento si dia abbastanza da fare. A questo punto io credo che il nostro segugio di fondi europei ci possa dire qualcosa di più. Detto, io do subito la parola al segugio, a Marco Maria Scriboni, che è, diciamo, dietro, diciamo, incarico dell'assessore delle noci, è iniziato a fare qualche sondaggio, credo, in Ancona, e ci racconterà. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Dunque, sì, abbiamo già cominciato a lavorare, abbiamo già cominciato a verificare quelle che possono essere le fonti di cofinanziamento o finanziamento per questi interventi che sono stati registrati. Intanto, un brevissimo excursus su ciò che abbiamo fatto. È necessario che lo faccia, anche se un po' noioso, perché comunque ci siamo dotati di un metodo, ci siamo dotati di un sistema che poi garantirà anche una marcia in più nel momento in cui andremo a progettare per richiedere i fondi europei. Dunque siamo riusciti ad ottenere dalla Commissione europea, tramite la Regione Marche, un'importante valorizzazione che si chiama ITI, investimenti territoriali integrati. Oltre a portarci delle risorse, come diceva il vice sindaco Daniele Vimini, per intervenire su alcuni edifici del centro storico come parte del centro storico, ci consente di avere anche una sorta di azione privilegiata nell'accesso a fondi, sia fondi regionali sia fondi diretti alla Commissione europea. E questa è la prima distinzione che dobbiamo fare. Dunque, per interventi di questo tipo abbiamo due tipologie di fondi disponibili. Da una parte i fondi che gestisce direttamente la regione, che per noi sono necessari perché sono quei fondi che ti garantiscono poi l'intervento infrastrutturale. Vogliamo recuperare infrastrutturalmente un edificio, abbiamo un fondo che si chiama FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. È un fondo che ogni 7 anni la Commissione Europea assegna alla regione, complessivamente sono 338 milioni di euro per 7 anni alla Regione Marche. E questo è il fondo attraverso il quale viene consentito l'intervento infrastrutturale.
Dopodiché è possibile accedere anche a un altro fondo, sempre su interventi strutturali, che si chiama PSR, Programma di Sviluppo Rurale. L'area di Candelara può rientrare tecnicamente in alcune aree che sono aree a vocazione rurale, per cui è possibile attingere anche a quest'altra tipologia di fondo che garantirebbe, come il fondo FESR, interventi infrastrutturali. Una terza tipologia di fondo, che poi vi spiegherò perché è necessario prendere in considerazione, è l'FSE, Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo non garantisce, non consente interventi infrastrutturali, tuttavia consente di progettare in maniera tangibile e concreta un intervento per la chiesa di San Francesco dell'edificio, per cui ok il contenitore, ok gli interventi sul contenitore, però dobbiamo spiegare a chi poi ci erogherà i finanziamenti che cosa vogliamo fare all'interno della chiesa, e questo secondo me è un fattore determinante. È stato proposto prima, vogliamo farci un intervento di tipo infrastrutturale per garantire poi uno sfruttamento musicale della chiesa? Esatto, benissimo, abbiamo determinati tipi di fondi europei che ci consentono. Vogliamo farci un intervento, parlo sempre sì. Verso, vogliamo fare un intervento di tipo, vogliamo farci una biblioteca, abbiamo fondi che garantiscono questo tipo di interventi, però intanto definire nel dettaglio che cosa si può fare all'interno della chiesa di San Francesco. Questo è il primo passaggio, il primo screen per intervenire su fondi. Dopodiché è necessario anche su altri tipi di fondi cercare di costruire una rete, una strategia di rete. Se abbiamo i fondi regionali che ci garantiscono determinati tipi di interventi infrastrutturali, tuttavia questo non ci basta, perché tenete presente che su un intervento come questo, che vi è stato detto, è valutabile di circa 800 milioni di euro, è difficile che si riesca, è difficile che si riesca a, tramite un unico fondo, a coprire tutti i lavori, per cui il lavoro che stiamo facendo noi è quello di costruire un percorso progettuale su N fondi che ci consentiranno di sequenziare i finanziamenti ed avere quindi un intervento complessivo. È importante quindi, oltre ai fondi regionali, anche costruire una strategia di rete che possa aiutarci ad andare su vari fondi e quindi a giustificare anche un network di soggetti possibili beneficiari o proponenti da presentare alla Commissione Europea. Vi faccio un esempio concreto, 10 anni, no di meno, 6-7 anni fa, per esempio, la Concerto di Novi Sad in Serbia, e sono state richieste importanti finanziamenti per ristrutturare 4 chiese ortodosse, chiese fondi alla Commissione Europea sono state richieste, e hanno consentito appunto sia interventi infrastrutturali, sia la definizione poi di attività che hanno svolto all'interno di queste chiese ortodosse. Per cui, costruiamo un network, su cui naturalmente l'ufficio ha completa disposizione, e tramite altre realtà speculari, similari, non solamente in Italia, non solamente in zona, ma anche all'interno di tutta l'Unione Europea, con tutte le aree vicine all'interno dei fondi europei, costruire una rete, un network di soggetti che abbiano esigenze simili alle nostre, abbiano realtà simili alla nostra, e quindi presentare una proposta progettuale complessiva alla Commissione Europea. Per quanto riguarda gli appunti che mi sono preso questa mattina, i filoni principali da perseguire secondo me potrebbero essere tre. Innanzitutto un filone di tipo turistico, perché comunque una... Grazie al dottor Marco Scriboni, senza il microfono. Allora, adesso in maniera molto veloce vi faccio vedere un pochettino di immagine per quanto riguarda la chiesa di San Francesco. Queste sono precedenti all'ultima campagna che ha fatto Marco Andreani di Marco, che poi ci descriverà. Allora, questa Valdelli mi ha segnalato due inventari, uno del 1866 e uno del 1869, ma in realtà sono abbastanza postumi rispetto a quello che è stata la prima soppressione in epoca napoleonica.
Poi allora ne abbiamo uno successivo del 1938 che è stato firmato da Monsignor Elio Franca, allora parroco di Candelara. Diciamo, quello che vi voglio far notare è la lunghezza di questi inventari. Facciamo un passo in avanti, andiamo nel 1984. La soprintendenza di Urbino redige un piccolo documento, una lettera, con una serie di oggetti che vengono portati via dall'interno di San Francesco. Guardate, sono 17 righe da dire lo scritte, poi in questa, che è una fotocopia, vengono aggiunti due righe a mano. Questo è quello che insomma mi fa pensare. Dove è finito, diciamo, tutto questo patrimonio meraviglioso della chiesa di San Francesco, che le persone più anziane del paese dicono essere la più bella? E non ce lo dicono soltanto le persone più anziane, ce lo dicono anche alcuni documenti del 1810. Allora, presso i musei civici, nell'ufficio dei beni culturali, per cui il dottor Oliva mi ha fatto giungere in maniera velocissima una serie di catalogazioni fatta nel 1997 dalla soprintendenza d'Urbino. Sono solamente 11 schede, per cui si riducono ancora di più, ed è molto interessante la presenza di queste schede, perché come vedete ci dà anche una piccola diapositiva di quello che è i beni conservati. E se voi guardate attentamente, queste foto sono molto più antiche, perché ancora vediamo le tovaglie sull'altare, quindi sono delle testimonianze uniche che si sono conservate, perché io, per quello che ho cercato all'interno del paese, nessuno ha delle fotografie della chiesa all'interno. Ne abbiamo ritrovata solo una degli anni 60 in occasione di un matrimonio, ma si vede il portale della chiesa, per cui nulla di interessante. Qui sono gli interni della chiesa di San Francesco. Qui vediamo l'altare maggiore negli anni 80 e negli anni, diciamo, quasi attuali. E questo è quello che è. Ma che fine ha fatto l'altare maggiore? Per fortuna l'altare maggiore si è conservato, diciamo, durante il restauro del 1995, se non erro, è stato trasferito nella chiesetta di Santa Lucia. Il restauro, diciamo, è stato concordato dalla soprintendente, con la soprintendenza e con l'ispettore Vallazzi, è stato realizzato sempre da Renato Guidotti, e come vedete, bene o male, l'altare abbiamo perso un gradino, abbiamo perso la cupoletta sopra il tabernacolo, perché qui ecco, il tabernacolo come si presenta oggi, e questa, diciamo, era come si presentava in origine, però bene o male l'abbiamo salvato. Queste sono due panche conservate sempre ai lati di questo altar maggiore, anche queste provengono dalla chiesa di San Francesco. Diciamo, in maniera molto intelligente, diciamo, si è salvato poche cose di quello che era l'arredamento originale. Queste sono altre due panche gemelle che invece sono conservate nella sede dell'attuale circoscrizione. Diciamo, questo è. Tornando alla chiesa di Santa Lucia, qui vediamo un Sant'Antonio. Questo diciamo, è conservato nella chiesa di Santa Lucia, e anche lui proviene dalla chiesa di San Francesco. Alla destra, questo è Sant'Antonio che oggi presentiamo nel restauro. Questa era l'immagine antica di Sant'Antonio della chiesa, poi all'inizio del Novecento un donatore ha voluto fare questa nuova statua per la chiesa, ed è stata sostituita, e questa è andata in soffitta. Per cui Sant'Antonio ancora, diciamo, viene venerato a Candelara attraverso questa immagine. In sempre di Santa Lucia abbiamo questa bellissima acquasantiera in pietra, che probabilmente, come mi diceva Renato, anche questa deve provenire dalla chiesa di San Francesco. Questo crocifisso in realtà non lo sappiamo, potrebbe essere, negli inventari storici si parla anche di un crocifisso ligneo.
Questo è un altro bellissimo candelabro in metallo dell'Ottocento, con decorazioni così floreali. Mi sembra anche questo è catalogato come bene proveniente dalla chiesa di San Francesco, lo vediamo ancora sulla balaustra dell'altar maggiore, e mi sembra anche questo che sia conservato in Santa Lucia, però non ci metto le mani sul fuoco perché la foto l'ho ricevuta dopo, ma mi sembra, è molto simile a uno che si conserva in Santa Lucia. Allora, questa, le tele comunque del crocifisso l'avete già visto in maniera precedentemente, ho preso una versione più vecchia, ancora in loco, per cui anche questa è una documentazione molto importante da parte della soprintendenza. Logicamente sono diapositive molto piccole, però si dà l'idea di quello che doveva essere l'interno della chiesa. Queste invece sono delle immagini, delle fatture della chiesa, una un po' più storica e una attuale. Questa, diciamo, è una piccola acquasantiera in pietra del XVI secolo e proviene dalla chiesa di San Francesco, non so dove sia attualmente, ma è il paramento, cioè l'oggetto più antico conservato in questa chiesa, per cui è la fonte più antica che abbiamo. Vediamo le note dolenti. Questa è la sacrestia di San Francesco. Questa è una foto storica prima degli interventi di restauro, io non so quanto è stato fatto, e qui vediamo addirittura un mobile da sacrestia con gli sportelli tutto rovinato, qua i cassetti dove tenere le pianete, questo prima del restauro. Questo è come si presenta oggi, logicamente l'architettura ha tutti i problemi che ha descritto l'anno superiore, per cui bene o male un intervento di restauro è stato fatto, ma qui insomma a me mi interessava farvi vedere anche questo accumulo di macerie che lascia intravedere che doveva essere piena di oggetti d'oro intarsiati, di cui parlano gli inventari. Dove siano finiti tutti questi oggetti non lo so. Si parla di un organo, nell'inventario del 1938 ancora si parla del quadro sull'altar maggiore che doveva coprire il crocifisso con un San Francesco, io non ho idea proprio che fine abbia fatto tutto questo materiale, porta palma di tutto. Io mi ricordo che intorno al 1998, per i 18 anni, ero stato qui, in questa sala, questa è come si presentava, era completamente rotta. Poi con Renato siamo acceduto al piano superiore dalla scaletta lì, e di sopra c'era la statua di Sant'Antonio, c'erano tantissimi candelabri, reliquiari, qualche portapalma. Io dove questo materiale dove sia finito non lo so, parte è stato prelevato dalla chiesa e in un primo tempo era stato portato nei depositi dell'attuale circoscrizione, poi da qui nuovamente prelevato e portato nella casa comunale di Ginestreto, ma anche da qui non c'è più, molto probabilmente dovrebbe essere finito negli archivi della soprintendenza di Urbino, che ho contattato, ma purtroppo i tempi della soprintendenza sono abbastanza lunghi, per cui non saprò al momento delle soppressioni. Siamo nel 1810, vi volevo far vedere questo documento conservato all'archivio di Stato che ci parla della famiglia dei conventuali di Candelara. Vi erano 5 sacerdoti e 2 laici. È molto carino perché così abbiamo in qualche modo il nome di quello che era il superiore, poi dei padri che avevano anche il compito di confessare, e poi si parla del dispensiere e del cuoco. Erano nella maggior parte provenienti tutti da Candelara, ad esclusione di uno di Novilara e di un altro che era nato a Castelfidardo, per cui in provincia di Ancona, che fu, come vedete adesso qui non riusciamo a vedere, si dice nel momento dell'810 era stato rispedito nella sua diocesi natia di Camerino.
tutti per la Chiesa di San Francesco. In due casi, quello della professoressa Baldelli e quello dell'architetto Cioppi, è quello di trasformare San Francesco in un ristorante. E quindi io vi voglio mettere questa bella immagine di una ex chiesa di rito anglicano in quel di Livorno, che è stata trasformata effettivamente in un ristorante. Qui vi faccio vedere anche quello che era il menù di qualche anno fa. Io non mi auguro che questa diventa la nostra chiesa di San Francesco. In realtà la Cioppi ha fatto un progetto in cui c'era un anfiteatro esterno nel giardino di San Francesco, che vediamo qui, e poi un ristorante che, da quello che ho capito, era sotterraneo, per cui meno male sono abbastanza rassicurato. E questo invece era il progetto Luoghi Divino della professoressa Baldelli, comunque un progetto non invasivo come quello che abbiamo visto a Livorno. Di Padova, restaurata. Renato però Renato, diciamo, è il nostro socio che si è prestato a restaurare gratuitamente questo edificio. Come si è giunti al restauro di questa statua? Diciamo che il presidente dell'associazione AIA è Muzio Piccioni, il quale mi hanno detto che stavano conservando da tanti anni questa bellissima statua seicentesca nella sede della loro associazione, che è all'interno delle ex scuole elementari di Candelara. Ho dovuto portare questo progetto ben due volte nel direttivo della Prologo, perché una prima volta era stato bocciato, nella seconda sono riuscito a farlo approvare e siamo partiti, diciamo, con il lavoro di restauro. Nella foto, diciamo, alla vostra sinistra è la statua all'interno ancora dei locali dell'ex scuola, e sulla destra nei locali del restauratore. Come vedete, quello che manca essenzialmente è il giglio e la statua del Gesù Bambino. Magari la statua del Gesù Bambino, con un po' di fortuna, la ritroviamo anche nella pieve di Santo Stefano, non lo so, è un tentativo che, insomma, andrà fatto. È una statua che, come vedete, ha una chiara influenza barocca. Meraviglioso è questo particolare dei putti che escono fuori dalle nuvole. Sono tre putti, poi li vedrete. Questo è così come si trovava prima del restauro. Questa è la parte posteriore. Questa, diciamo, sono alcune immagini che vi danno un pochettino la bellezza di questa statua, perché ha un panneggio, ha una, un modo di realizzazione veramente stupendo. È stato utilizzato del legno di fico, per cui un legno molto, molto morbido, che si presta molto bene a un risultato finale molto delicato. Allora, adesso, prima, insomma, di parlare degli interventi che abbiamo fatto, questa statua, così qua la vedete sulla sinistra come è stata realizzata, mi fa pensare a un confronto che dovrà essere fatto nei prossimi anni con una serie di statue francescane provenienti dalla chiesa di Santa Maria Nuova Fano, oggetto oggi di una bella querela di contesa all'interno dell'ordine francescano. Per cui abbiamo, qui vediamo la differenza delle due sculture, è assolutamente grandissima, perché Sant'Antonio da Padova, che troviamo a Fano, è una statua sinceramente che non ha nulla a che fare con la nostra, che si conserva a Candelara. La nostra è molto più bella, è molto più armoniosa, ha un bel movimento, i dettagli, vedete quanto è bello questo cordone fatto di una corda intrecciata con i tre nodi che riguardano le promesse che fanno i francescani quando entrano, vedete come questa statua incede verso lo spettatore. E sicuramente un confronto in realtà più interessante potrebbe essere fatto con quest'altra statua, sempre conservate nell'edificio ecclesiastico di Santa Maria Nuova, alcune in deposito, adesso non lo so benissimo
però ci danno l'idea quale potrebbe essere il campo di ricerca. Poi non so la professoressa Caligari se condivide oppure no, ma insomma andare a guardare nella scuola dell'Irlanda, praticamente l'estate di Fano si differenziano completamente dalla nostra per il basamento. Nessuno ha un basamento così barocco come la nostra, sono tutti semplici parallelepipedi con il nome dei santi. E ci lasciano vedere prima del restauro che lì c'era dell'oro in foglia, che è stato molto molto brevemente. Beh, intanto ringrazio Lorenzo per avermi chiamato a poter fare queste foto. È stato molto emozionante entrare in questo posto, non ero mai entrato ovviamente, e solitamente chiuso al pubblico. E quindi l'intenzione è stata innanzitutto quello di permettere a chi non ha mai visto la chiesa di poterla vedere attraverso, diciamo, gli occhi dell'obiettivo, attraverso gli occhi del fotografo. Mi sono mosso un po' a metà strada tra, diciamo, una pura documentazione del luogo e invece il tentativo un po' di restituire anche un po' il fascino di questo posto, perché al di là delle impalcature, del guano, confermo, al di là di questo però ecco, è un luogo assolutamente di grande suggestione, di grande fascino. Quindi ho da una parte cercato così di documentare in maniera abbastanza analitica più o meno tutte le pareti della chiesa e lo stato del soffitto. E non mi sono fermato, diciamo, questa pura documentazione, ma mi sono lasciato un po' anche prendere, diciamo, dalle suggestioni che ricevevo. Quindi abbiamo scelto una giornata di sole nel primo pomeriggio in modo da avere la luce che entrava dalle finestre, e quindi vedete che ci sono foto appunto, diciamo, più suggestive in cui ho voluto un po' giocare con la luce per restituire il fascino di questo posto, perché lo scopo di queste immagini è appunto sia quello di documentare lo stato della chiesa, ma anche quello di sensibilizzare sia i cittadini che le istituzioni nei confronti di questo bellissimo piccolo gioiello architettonico che c'è qui a Candelare. Quindi ecco, l'idea è stata un po' questa, mi sono mosso un po' su questi due piani qua. E l'ultima cosa per quanto riguarda, diciamo, l'allestimento e il montaggio delle foto che ho fatto insieme a Lorenzo, noterete che si parte partendo da là, da delle inquadrature più larghe, in modo da dare subito a chi osserva una panoramica di quella che è la chiesa, e inquadrature che poi vanno a stringersi piano piano sempre più sui dettagli. Quindi c'è un movimento di avvicinamento, di sorrete che si parte dalla parte bassa per poi salire e fino ad arrivare ai dettagli del tetto, poi dopo la mostra prosegue anche di sopra. Quindi c'è questo doppio movimento che vuole un po' condurre lo spettatore attraverso i vari spazi della chiesa, ecco.